Come avevamo annunciato nei giorni scorsi, questa mattina la trasmissione di Rai 1 Occhio alla Spesa si è occupata del fico d'India dell'Etna, mandando in onda il servizio registrato nel fondo agricolo Capace di Santa Maria di Licodia lo scorso 14 ottobre. Quel giorno le nostre telecamere seguirono il lavoro della troupe Rai, che per l'ennesima volta è tornata nelle nostre campagne per occuparsi dei nostri prodotti tipici. Oggi dunque la messa in onda all'interno del programma Occhio alla Spesa, ecco il servizio integrale con l'intervista al dottore Salvatore Lapisarda relativa al fico d'India dell'Etna. Poi abbiamo i fichi d'India, ma per scoprire tutto sui fichi d'India abbiamo mandato la nostra Simona Cantoni proprio là, sull'Etna, pensate un po'. Guardate questo servizio fatto con la regia di Andrea Rispoli. Oggi parliamo del fico d'India dell'Etna, che ha ricevuto la DOP nel 2005. Viene coltivato in provincia di Catania, qui sulle pendici dell'Etna. E oggi, insieme al presidente del consorzio di tutela, al dottor Lapisarda, cerchiamo di capire quali sono i metodi di coltivazione. Sì, diciamo che questa è una delle piante che ha più basso impatto ambientale che coltiva l'umanità. Cioè il fico d'India, in particolare in questa area dell'Etna, non avendo molti nemici naturali, non ha bisogno di nessun trattamento. Qual è il periodo di raccolta del fico d'India? Dunque abbiamo due periodi per la raccolta del fico d'India. Una prima parte, quello che si chiama primo fiore, si raccoglie nel mese di agosto, tant'è che si chiama agostano. Poi dalla scozzolatura del fico d'India, cioè togliendo i primi fiori che vengono via, il fico d'India produce una fioritura molto più vigorosa e si chiama bastardone. Allora questa seconda produzione si ottiene dal 15 di settembre al periodo natalizio. Ma come avviene? Avviene manualmente, uno per uno vengono raccolti con i coltellini e messi nelle apposite ceste, ed essendo un frutto molto delicato non si può, diciamo, manipolare con troppa facilità, quindi con delicatezza vanno raccolti e posti nel cesto. Come viene lavorato e pulito prima di essere immesso sul mercato? Esiste oramai una tecnica e, diciamo, una tecnologia particolare per la despinatura, e sono una serie di spazzole su cui si fa passare questo frutto che, ruotando in senso inverso e facendo passare il frutto di sopra, riescono a togliere, diciamo, il 99,9% di spine. La ringrazio. Pensate, questa pianta è originaria del Messico, è stata importata dagli spagnoli nel XVI secolo e ha trovato il suo habitat ideale proprio qui in provincia di Catania, alle pendici dell'Etna. Come la invidio! Mauro, che possiamo aggiungere a questo bel servizio? Sì, due cose. Ha talmente ragione il direttore Lapisarda che questa è una pianta veramente green, perché oltre a essere... Green, verde? Sì, no, non solo verde, ma in che senso? Ecologica, ecco, biologica, ecologica al 100%. Perché oltre a non avere bisogno di acqua, di trattamenti fitosanitari, è soprattutto una pianta che produce molta biomassa, cioè quelle famose pale, sì. E con questa biomassa si fa l'energia. L'Università di Catania ha fatto un progetto molto interessante dove si fa la macerazione di questa biomassa e da lì si ricava l'energia. E l'ultima cosa vorrei aggiungere, sì, una raccomandazione: nelle vaschette in commercio si trovano queste tre varietà, bianca, rossa e gialla. Ma molti scambiano quella bianca per un frutto non maturo, anzi è un frutto maturo e soprattutto è il più pregiato, tant'è che gli amici francesi la degustano con lo champagne, perché questo è il prodotto veramente più pregiato che c'è della che meraviglia, che raffinatezza! Un vero uomo DOP! Grazie Mauro Rosati! Ciao, ciao Alessandro! Ciao!